Serie B, spicca Perugia-Pescara, il Bari va ad Empoli. Settembre è arrivato, il mercato è finito ed ora si fa sul serio. Quest'oggi, infatti, scatta la seconda giornata di Serie B dopo le emozioni della scorsa settimana, si parte con un interessantissimo Brescia-Palermo con gli ospiti che hanno iniziato il campionato cadetto con una vittoria per 2-0 sullo Spezia, mentre i ragazzi di Boscaglia hanno perso in rimonta contro l'Avellino, anche se hanno lasciato intravedere buone cose dal punto di vista tecnico. Fischio d'inizio alle ore 17:30. La maggior parte delle sfide si giocherà domenica, con il big match tra Empoli e Bari ad aprire la giornata. I padroni di casa hanno iniziato con un pareggio, in quel di Terni, la stagione mentre i ragazzi di Grosso hanno stravinto contro il Cesena e hanno convinto dal punto di vista del gioco. Ci sarà da divertirsi al Castellani ma soprattutto al Curi dove si incroceranno Perugia e Pescara, una sfida che si preannuncia ricca di gol ed emozioni. Alla prima giornata entrambe le squadre hanno vinto 5-1 rispettivamente contro Entella, fuori casa, e Foggia in casa. A brillare sono stati Ane Pettinari, entrambi autori di una tripletta. Tante sfide interessanti, però, domenica sera a cominciare da Novara-Parma. I ragazzi di Corini hanno cominciato con una sconfitta il campionato mentre i Ducali hanno battuto la Cremonese tra le mura amiche ed ora possono contare su un ceravolo in più. Impegno casalingo per il Frosinone di Longo che, dopo aver vinto a Vercelli, ospiterà il temibile Cittadella che ha altoondolato, la settimana scorsa, ha battuto 3-2 l'Ascoli. I ciociari, ricordiamo, giocheranno senza Dionisi che è squalificato per 3 giornate. Il Venezia di Inzaghi, dopo il pareggio tra le mura amiche contro la Salernitana, giocherà in casa di un Cesena che deve subito reagire dopo la brutta sconfitta patita a Bari. Giocano in casa anche Foggia e Cremonese che ospiteranno, rispettivamente, Virtus Entella e l'Avellino mentre al picco di La Spezia arriva il Carpi che alla prima giornata ha battuto di misura il Novara. A chiudere il programma domenicale che è Ascoli Pro Vercelli con i marchigiani che hanno perso a Cittadella mentre i piemontesi sono stati, anch'essi, sconfitti dal Frosinone. Il posticipo, invece, metterà di fronte Salernitana e Ternana. Fischio d'inizio alle ore 20:30.